Ciao allievi, mettetevi comodi, prendete i vostri materiali da disegno perché oggi disegnate con me mentre vi parlo di quello che secondo me è il più grande freno per chi impara a disegnare e ovviamente come risolverlo. Eccoci ad un nuovo video della serie Disegna con me. Oggi, come vi introducevo, parleremo di quello che secondo me è un grandissimo, il più grande freno per chi vuole imparare a disegnare, ma non solo, per chi vuole imparare qualcosa in generale. Vi parlerò della mia esperienza di vita, quindi nell'imparare cose di tutti i giorni, ma soprattutto dell'esperienza che ho visto vivere ai miei allievi di disegno nel momento in cui, alle prese con le prime prove o le prime difficoltà, si sono trovati frenati. Ecco, vi parlerò appunto di quello che ho vissuto io, ma prima di incominciare vorrei sapere quello che pensate voi. Quindi vorrei invitarvi un attimo a riflettere, a prendervi un attimo per pensare qual è il vostro freno più grande, qual è quella cosa che vi fa desistere dal provare a disegnare qualcosa, ad osare, a sperimentare e quindi che di conseguenza vi impedisce anche di divertirvi nel farlo. Se vi è più semplice, potete applicare questa riflessione anche a un ambito diverso dal disegno. Vi lascio un attimo per pensarci e nel frattempo mi vedete che sto preparando questo foglio del mio blocco da disegno del kit Vale su Tela, quindi un foglio che sto usando dal lato ruvido perché farò un disegno a carboncino oggi. E che ho già provveduto a graffiare un pochettino sulla superficie, infatti vedete che sono già emersi alcuni segni. Sono andata a graffiarlo con una punta dura perché volevo che emergesse questo graffio sulla superficie del foglio, che fosse già un po' di partenza come rovinato, come segnato, proprio per mostrarvi quanto in realtà anche io oso, sebbene non moltissimo devo ammetterlo, però ogni tanto fa molto bene osare e uscire dalla propria comfort zone, anche se non amo dire questa cosa, ma nel disegno aiuta veramente moltissimo. Allora, avete pensato a qual è il vostro freno mentre chiacchieravo? Vi lascio ancora un attimo e vi lascio ancora un attimo per pensarci. Trovato? Allora, se ve la sentite, sarebbe molto bello e utile per tutti se volete condividere con voi qui sotto nei commenti quello che sentite essere il vostro freno, quella cosa che vi blocca nel momento in cui volete disegnare qualcosa, che volete provare, mettervi in gioco in qualcosa che state imparando a fare, quindi in cui non siete ancora bravi. Qual è quella paura che alimenta le vostre insicurezze, insomma? Vorrei vedere. Vi inviterei da subito, da adesso, a scriverlo qui sotto nei commenti mettendo in pausa il video, così che non sarete influenzati dalla mia opinione o dalla mia esperienza. Sarebbe molto molto interessante vedere quali sono i vostri punti di vista, quello che pensate voi, così che potrebbe essere uno spunto per tutti, per crescere insieme, ma anche magari un nuovo spunto di discussione per un nuovo video della serie Disegna con me. Se hai scelto di commentare e condividere la tua esperienza, ti ringrazio. E con me ti ringrazio anche tutta la community. Sarà molto molto interessante leggere cosa ne pensate e scambiarci delle opinioni nei commenti. Per la mia esperienza, il freno più grande per chi vuole imparare a disegnare, ma anche a fare qualsiasi altra cosa, è la paura di sbagliare. Sì, lo so, non è nulla di rivoluzionario. In fin dei conti sappiamo tutti di cosa si tratta e l'abbiamo provata tutti. Ma proprio perché è un sentimento così condiviso e la viviamo tutti in prima persona e conosciamo quanto sia forte e importante, è necessario parlarne, affrontarla insieme e capire che è assolutamente normale provarla. Partendo proprio dalla mia esperienza in prima persona, ultimamente con questa zona rossa ho provato a reimparare a pattinare con i roller, quindi con i pattini di linea, e io, non essendo una persona particolarmente atletica, diciamo che il rischio di cadere è sempre dietro l'angolo, specialmente se si vuole imparare a fare la frenata, le curve, lo slalom, eccetera. E devo dire che le prime volte ero molto rigida perché la paura di sbagliare mi bloccava, ma era proprio quella rigidità
che andava ad impedirmi di riuscire a imparare a capire che l'equilibrio bisogna spostarlo da un lato all'altro del corpo, che bisogna assecondare i movimenti della gravità per non cadere, e quindi era proprio la mia stessa paura di sbagliare che creava una specie di profezia che si autoavvera. Insomma, ingeneravo questo circolo per cui più avevo paura, più mi irrigidivo, meno riuscivo a fare qualsiasi cosa. Ed ecco, la paura di sbagliare funziona così in tutti gli ambiti dell'apprendimento. Il primo passo per superarla però è rendersi conto che non ha assolutamente senso. Noi quello che facciamo lo facciamo per divertirsi, per diventare più bravi nel tempo e non per ottenere tutto subito. Prima di tutto è impossibile riuscire a far bene qualcosa che non si è mai fatto, se non per caso, e quindi lì non si può definire un successo, perché un qualcosa che ci viene bene per caso non saremmo in grado di rifarlo, e quindi non è una competenza, non è qualcosa che sappiamo fare. Quindi non ha senso temere di sbagliare, perché è inevitabile, sbaglieremo sempre, specialmente all'inizio, sbaglieremo tutto, e va benissimo così. Una cosa sbagliata che si fa è equiparare sbaglio a totale fallimento. In realtà bisogna proprio rendersi conto che questo non ha senso, questa equazione non ha senso, perché un fallimento è il momento in cui si va a mollare tutto dopo i primi errori. Certo, è ovvio che se qualcosa proprio non ci viene e in realtà forse non ci piace neanche tanto, non vale la pena continuare a farla soltanto come questione di principio. In quel caso però non si può definire un fallimento, ma una specie di comune accordo che quella cosa forse non fa per noi, ecco. Il fallimento deriva dalla paura di sbagliare nel momento in cui gli permettiamo di rovinare una cosa bella e di farcela abbandonare. Una volta stavo facendo lezione di pittura con questa ragazza che a un certo punto mi ha detto a metà lezione: "Guarda, basta, oggi non è giornata, non mi viene niente, smetto". E a me è dispiaciuto molto perché era come se, è ovvio, ci sono sempre le giornate no, però era come se lei dipingesse solo per ottenere un buon risultato, tralasciando completamente tutta la parte del fare e del durante, riducendo un'ora di lezione al risultato finale. E tutto quello che abbiamo fatto nel frattempo doveva finire. Tornando alla questione del disegno, noi non disegniamo per ottenere dei risultati immediati, per dimostrare che siamo bravi subito, ma per passare del tempo di qualità. Questo sì, subito, adesso, mi metto a disegnare perché mi piace e mi rende felice, con l'intenzione che nel tempo migliorerò. Ma nel tempo, con tanta pratica e tante belle giornate passate a disegnare divertendosi. Vorrei invitarvi proprio a fare una distinzione tra obiettivi immediati e obiettivi a lungo termine. Il vostro obiettivo immediato, quando vi mettete a disegnare, dovrebbe essere stare bene, passare un paio d'ore di tranquillità e di serenità e di relax, un momento per sé in un altro mondo, senza pensieri, senza problemi, senza nulla se non la nostra passione. L'obiettivo invece a lungo termine è ovviamente quello di migliorare, di diventare sempre più bravi. Non sovrapponiamo le due cose. Perché, attenzione, se noi pensiamo che il nostro obiettivo a breve termine, immediato, sia migliorare, non faremo altro che rimanere insoddisfatti. E questo finirà per rendere il disegno qualcosa che non ci piace più, non ci soddisfa, ci fa innervosire e ci crea frustrazione. Se sapete di cosa sto parlando, lasciatemi un commento qua sotto. Avevamo già parlato di frustrazione sul mio profilo Instagram, forse intorno a dicembre, in cui vi avevo chiesto un pochettino quando la sentite, come la gestite, e mi piacerebbe realizzare un altro video con lo stesso format di questo, proprio sulla frustrazione, come prevenirla, come curarla, tra virgolette, come evitarla, insomma. Sicuramente ne parleremo più avanti, però se volete lasciare degli spunti anche su questo, la discussione è aperta. I commenti di questo video devono essere proprio uno spazio di condivisione e di crescita. Tornando al discorso di prima, quindi, se il nostro obiettivo immediato è dimostrare che stiamo subito migliorando e questo ci porta a frustrazione e insoddisfazione,
Ma quindi qui ci vuole un pochettino di intelligenza emotiva. Dobbiamo chiederci: ma è questo che voglio? Voglio essere insoddisfatto dopo aver disegnato? Oppure voglio essere contento di aver passato un'ora, due ore, anche soltanto mezz'oretta a fare qualcosa che mi piace e mi rende felice? Entro un certo limite noi possiamo indirizzare i nostri pensieri e ridimensionare le nostre aspettative, in modo da accorgerci quando stiamo iniziando ad avere una serie di pensieri negativi che ci portano poi a frustrazione, infelicità, insoddisfazione, e frenarli sul nascere per sostituirli con invece dei sentimenti più positivi, quali la volontà di rilassarsi, di fare qualcosa che ci piace, credere fortemente che nel tempo miglioreremo, ma non pretenderlo subito, concentrarsi di più sull'esperienza positiva che si sta vivendo, essendo felici di quello che riusciamo a fare e del piccolo miglioramento che sicuramente facciamo disegno dopo disegno. Solo divertendoci e vivendo un'esperienza libera e liberatoria, saremo spronati a continuare a farla e ad avere la possibilità di migliorare nel tempo. Soltanto facendo qualcosa che ci piace e che ci diverte mentre la facciamo, riusciamo ad imparare. Anche per questo a volte a scuola, nella didattica, si inseriscono dei giochi, delle esperienze attive, e sono quelle in cui alla fine si impara di più. Perché se leghiamo una nuova conoscenza, una nuova nozione a un'esperienza positiva, a un sentimento positivo, lì sì che si impara davvero. Un secondo punto di cui vorrei parlarvi è: non demonizziamo gli errori. Basta pensare che errore uguale fallimento totale. Solo chi non fa nulla non sbaglia mai, ed è assurdo che un errore sia considerato un totale fallimento. Pensate a un bambino che sta imparando a camminare. Non è che ogni volta che cade dice basta, non ci proverò mai più, non imparerò mai a camminare. No, semplicemente non ha ancora imparato. E qui la mentalità dei bambini può davvero esserci di ispirazione, perché i bambini che ancora conoscono poco il mondo, a volte per fortuna, sono sempre con questo approccio positivo del dire: se una cosa non la so è perché non l'ho ancora imparata. E non so come mai, ma poi da adulti si inizia a pensare: se una cosa non la so fare, non la imparerò mai. Certo, l'elasticità mentale che permette l'apprendimento si irrigidisce sempre di più con l'età, è naturale, è ovvio. Però precludersi la possibilità in partenza per un'idea mentale non fa altro che precluderci anche la possibilità di essere felici, e quindi è come una sorta di scegliere di bloccarsi da soli, mettersi un freno e impedirsi di fare una nuova esperienza positiva, il che è paradossalmente assurdo se si pensa che in un mondo ideale l'obiettivo di ciascuno è essere felici e continuare ad alimentare le proprie possibilità di essere felici. Inoltre, secondo me, a volte si cade in questi paradossi un pochettino per pigrizia, non solo per paura, perché effettivamente è molto più semplice mollare al primo ostacolo che perseverare contro tutte le difficoltà con passione e determinazione. Quindi, se anche voi pensate che valga la pena darsi la possibilità di essere felici e stare bene, ma chi se ne importa se sbagliate? Fa niente. Ovviamente a tutti piace essere bravi e ricevere complimenti per ciò che si fa, ma all'inizio è normalissimo sbagliare, e quindi bisogna partire con l'idea che sicuramente si sbaglierà quasi tutto, oppure, se siamo fortunati, magari metà delle cose. Pensarla in questo modo, sbaglierò tutto e va benissimo così, fa essere ancora più contenti dei propri primi piccoli traguardi. Quindi se parto con l'idea che sarà bruttissimo il disegno che andrò a fare, se invece sarà migliore delle mie aspettative, potrò soltanto essere un pochettino più felice. E anche questo è un piccolo trucco di intelligenza emotiva per fregare in un certo senso la propria mente. Un terzo spunto su cui vorrei farvi ragionare è che più si sbaglia, più si impara, e quindi sbagliare in teoria dovrebbe essere presa come una cosa positiva, perché ci dà la possibilità di migliorare.
di rendersi conto di ciò che distingue il mio disegno dal soggetto di riferimento, oppure dal disegno che avrei voluto fare. Per questo è importante fare delle pause quando si disegna, mettere via il disegno, dedicarsi ad altro e tornarci dopo un po' con occhi freschi. In quel momento si nota cos'è che non va. E lì bisogna andare a correggerlo. Ovviamente all'inizio diventa difficile riconoscere ciò che non va nei propri disegni ed è per questo che ho realizzato un video in cui correggo i vostri disegni, ve lo lascio linkato qua in alto a destra, in cui vi mostro come andare a riconoscere le differenze, un po' come fare il gioco con la settimana enigmistica, e andare però a cambiarle, quindi individuare e poi correggere. Correggere i propri disegni è un esercizio grandissimo perché permette davvero di imparare dai propri errori. Vedere questa cosa un po' come un gioco renderà la correzione dei disegni una sfida divertente invece che una lotta estenuante alla ricerca della perfezione. E infine c'è un ultimo punto che vi voglio dire. Certe volte è importante ridimensionare le proprie aspettative. Ovviamente porsi di fronte a una sfida impossibile non farà altro che demolire definitivamente la vostra voglia di imparare. E bisogna riconoscere che non ha senso aspettarsi di passare in una notte da 0 a 100 oppure di guardare un mio tutorial e poi diventare Michelangelo. Di questo vi parlo un po' anche nel video quando i tutorial non bastano, a cui vi lascio il link sempre qua in alto a destra del video. Importantissimo è dunque imparare ad autovalutarsi, quindi riconoscere il proprio livello, così da porsi delle sfide, quindi dei soggetti di disegno più o meno difficili, che siano all'altezza del livello a cui si è in quel momento, oppure leggermente più difficili. Dico leggermente perché è sempre utile porsi delle sfide un pochettino più difficili, non impossibili, perché stimolano ad arrivare un pochettino più lontano, ampliano le nostre vedute. So che non è semplicissimo capire il proprio livello perché molte persone tendono a sovrastimarsi, molte altre invece tendono a sottostimarsi. La verità sta sempre un po' nel mezzo e ovviamente, a meno che non faccia delle lezioni private a ciascuno di voi, diventa difficile per ciascuno capire realmente dove si sta. Se vi interessa questo argomento dell'autovalutazione, lasciatemi uno scritto qui sotto nei commenti perché potrebbe essere molto molto interessante affrontarlo in un nuovo video. Questo è un punto molto vicino alla sicurezza che ciascuno ha in se stessi. E ad esempio mi è capitato di consigliare ad alcuni allievi che avevano fatto dei ritratti non molto riusciti di continuare ad esercitarsi e a dedicarsi allo studio delle figure semplici, dei solidi platonici, il cubo, la sfera, che non è un solido platonico, però comunque dei solidi semplici, delle forme base, oppure dello studio di nature morte, frutta, vasi. Ne trovate tante di immagini di riferimento di questo tipo sul mio profilo Pinterest. E in entrambi i casi ci sono rimasti un po' male, come dire, ah, quindi non sono all'altezza di... Effettivamente è così, ma non c'è nulla di male, perché il proprio livello non determina il proprio valore e ammettere che si ha tanta strada da fare e che certi soggetti sono troppo difficili per il proprio livello non significa che non ci arriveremo mai e non significa neanche che qualcuno ci vieta di farli. Semplicemente, secondo me, è molto meglio disegnare una mela bellissima o una cipolla emozionante o un carciofo bello come un tramonto piuttosto che disegnare un volto che non sembra neanche lontanamente una persona possibile. Molto banalmente, si può scegliere di essere bravi in qualcosa che è al proprio livello oppure scegliere di provare qualcosa di troppo difficile e inevitabilmente non avere dei buoni risultati. Questo si tratta sempre comunque di ritornare sull'argomento dell'intelligenza emotiva e del capire che senso ha provare di dimostrare qualcosa che non siamo in grado effettivamente di fare. E su questo vorrei spendere ancora un paio di parole perché non vorrei essere fraintesa. Il proprio livello attuale che abbiamo oggi non è quello che avremo per tutta la vita. se continua dopo oggi, ovviamente. Siamo sempre in possibilità di miglioramento, quindi ammettere il proprio livello, non so, da 1 a 10 oggi io sono 3, non significa che io valgo 3, io valgo il mio potenziale e la mia voglia di migliorare. Bisogna puntare lontano, ma fare sempre un passo
della lunghezza giusta per la propria gamba. Non fare il passo più lungo, che sennò si rischia di cadere inevitabilmente, cioè non ce n'è, il fallimento è necessario, dietro l'angolo. E poi si tratta molto anche delle proprie aspettative personali e delle proprie volontà creative. È ovvio che magari i volti non mi vengono bene, ma mi piace disegnare ritratti, ma nessuno mi vieta di continuare a disegnarli. Dipende appunto in cui io voglio arrivare. Dipende se io sono soddisfatto di ciò che faccio o se voglio continuare a migliorare. Bisogna essere proprio sinceri con se stessi, guardare alle proprie aspettative, alle proprie capacità e semplicemente godersi il processo. Tutto ciò che vi consiglio io in questo video è destinato soltanto a motivarvi a dare di più, ad accettare il vostro livello, a non demonizzare i vostri errori e potenzialmente a rendervi sempre dei migliori disegnatori. Ovviamente è difficilissimo fare un discorso generale che possa andar bene per tutti, quindi ora voglio sentire la vostra. Come pensate che si possa superare la paura di sbagliare? Nel caso l'avete superata, come l'avete superata voi? So che non è facile, ma proprio per questo è importantissimo parlarne. Io stessa ho commesso uno sbaglio alla fine di questo disegno. Una volta terminato, ho provato a spruzzarlo con un po' d'acqua, un po' di alcol per creare un effetto un po' a macchioline. Volevo far ritirare un po' in certi punti il carboncino e non ha funzionato miseramente. Il foglio non ha fatto altro che imbarcarsi, il carboncino si è sfumato in un modo anonimo, nulla di particolare, e quindi niente, il foglio comunque è rimasto tutto imbarcato, non sono riuscita ad appiattirlo, però questo disegno è la testimonianza che ho provato a fare qualcosa di nuovo. Se fossi riuscita, se fosse venuto un bel effetto, avrei potuto fare un'intera serie di questi disegni con una tecnica che avevo inventato io e che nessuno conosceva. Non è andata così, ma pazienza, almeno mi sono data la possibilità di sperimentare e di provarlo. E so che qualcuno di voi mi dirà: ma caspita Vale, hai rischiato di rovinare un disegno? Beh, non importa, perché se sono riuscita a fare una volta, sicuramente lo saprei fare altre 10, 100 volte, sempre diverso, ma non necessariamente una volta migliore di un'altra. Insomma, non bisogna avere paura di intervenire sui propri disegni, di cancellarli, e se vi interessa parlare di questo, potrebbe essere interessante un nuovo video su non aver paura di cancellare il tuo disegno. Sarebbe molto interessante parlare della distinzione tra un originale, l'importanza di un'opera finita piuttosto che della propria capacità. Insomma, ci sono tantissimi altri spunti di cui parlare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per oggi quindi è tutto. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, un nuovo tutorial. Ciao!